Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenute e bentornati sul canale Tarocchi Polveri di Stelle e con la rubrica del maschile e del femminile per le energie della settimana dal 22 febbraio al 28 febbraio. Allora, con le sibille della luna andremo a vedere che energie caratterizzano il maschile questa settimana. Dal 22 al 28 le energie del maschile. Qual è l'energia del maschile nella settimana dal 22 al 28? Quale energia caratterizza il maschile nella settimana dal 22 al 28 febbraio? Luna della luce. Calore, gioia, passionalità, danza nel cerchio di fuoco e fai risplendere la notte. Qua direi che il maschile vuole dare un senso a quelle che sono le sue passioni. A fondo mazzo c'è guarda nel buio se cerchi la luce, la luna nera. Quindi comunque il maschile vuole fare dell'introspezione. Vediamo invece della l'energia femminile, che cosa caratterizza l'energia femminile nella settimana dal 22 al 28? Che cosa caratterizza il femminile nella settimana dal 22 al 28 febbraio? Settimana dal 22 al 28 febbraio, che cosa caratterizza l'energia femminile? 22 al 28 febbraio, energia femminile. Luna crescente, apriti al mondo e lascialo scorrere in te, ricettività, arricchimento interiore. Qui anche il femminile vuole fare molta crescita personale e vuole lasciare i suoi pensieri al passato. Vuole imparare ad ascoltarsi, vuole non dare più adito a quelli che sono i suoi pensieri. Vediamo quindi che cosa ci dicono i tarocchi per l'energia maschile dal 22 al 28 febbraio. Energia 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 maschile dal 22 al 28 febbraio. Allora, il maschile nella settimana dal 22 al 28 febbraio mi parte con un cavaliere di denari, quindi comunque una persona lenta, radicata, che vuole portare comunque delle offerte concrete. Sta cercando di lasciare le sue indecisioni nonostante la tanta sofferenza. Più che delle indecisioni, vuole lasciare da parte un disequilibrio dopo tanta sofferenza, ma è ancora portato ad avere delle indecisioni forti su delle scelte da prendere. Vuole portare comunque sia delle offerte. Sembra una persona comunque molto immatura, come se avesse iniziato ora un percorso. 10 di coppe, 10 di pentacoli. E a fondo mazzo la ruota al contrario, che spero vediate. Direi di sì, direi che le vedete tutte. Sì, il maschile vuole fare molta introspezione, vuole ritornare ad avere ad essere la persona passionale che ha, lasciare le sue sofferenze al passato, vuole ritrovare un equilibrio,
lo sta facendo a piccoli passi, me lo indicano queste due paggi, comunque ha deciso di iniziare a fare questo percorso, a voler iniziare a comunicare e a iniziare anche a comunicare i suoi sentimenti e quello che di concreto c'è in lui. Ha ancora delle scelte da fare, ma il maschile vuole ad arrivare ad un completamento sia familiare che lavorativo. Vuole anche con questo re di bastoni, al contrario, mi fa capire che non vuole più quella cosa di solo passione, ma vuole proprio un completamento. Ma con questa ruota al contrario, avevamo visto la settimana scorsa che volevano la chiusura di un ciclo, o questo ciclo ancora non si è concluso, o comunque con questa ruota al contrario mi fa capire che in questo momento comunque, per assurdo, è ancora fermo. Parliamo sempre del maschile, quantomeno a livello mentale vuole arrivare a un completamento, a una totalità, a una stabilità sia emotiva che lavorativa. Non vuole più pensare solo alle passioni, non vuole più pensare al suo dolore, ma vuole un equilibrio che comunque in questo momento non riesce a ottenere. Comunque nel due di pentacoli al contrario, con questa ruota al contrario, ha ancora delle indecisioni sulle mosse da fare. Sa che quello che vuole è questo, ma ancora è lì fermo al volere ma non agire. Vediamo che cosa invece caratterizza l'energia femminile questa settimana. Perché vediamo che cosa caratterizza questa settimana l'energia femminile. Energia femminile la settimana dal 22 al 28 febbraio. Cosa caratterizza l'energia femminile dal 22 al 28 febbraio? Cosa caratterizza l'energia femminile dal 22 al 28 febbraio? Allora, sì, le vedete tutte. Questa la mettiamo qui anche se vi copro l'energia maschile, così. L'energia femminile questa settimana vuole, sta ottenendo il suo equilibrio interiore. Vuole trovare quello che ha la persona giusta, il suo re di coppe, vuole comunicazioni, non vuole scontri, non vuole dare retta ai suoi pensieri, ma questo ce lo diceva anche le energie delle sibille della luna. Non vuole più, vuole lasciare la sua parte fredda, incostante, vuole abbassare le difese. In questo momento però non vuole neanche qualcosa di stabile nella sua vita, vuole partire in qualcosa che la appassioni, vuole lasciare le sue sofferenze da parte, vuole ricominciare da sé. A me arriva proprio questo messaggio che vuole ricominciare da sé. Vuole comunque ritornare a seguire quelli che sono le sue passioni e i suoi progetti, ma vuole partire da sé. Aspetta questa persona importante
Perché l'aspetta, questo re di coppe l'aspetta, ma sa che lo otterrà solo nel momento in cui questa persona arriverà, solo nel momento in cui avrà raggiunto questo suo traguardo, questo suo equilibrio interiore. Vuole comunicare il femminile questa settimana, vuole comunicare, ma lo vuole fare in maniera pacifica, mi verrebbe da dire. Me lo dice questo paggio di spade al contrario, questo re di spade al contrario, questo 9 di spade al contrario, 9 di bastoni al contrario, scusate. Il 9 di bastoni sono le difese alte. Il femminile questa settimana vuole abbassare le sue difese, non vuole nulla di passatemi il termine serio, ma diciamo che non vuole qualcosa di definitivo, non si accontenta di storielle, ma sa che prima di avere qualcosa di stabile con un nuovo inizio e creare qualcosa di stabile, deve lasciare da parte le sue sofferenze e lo farà partendo da se stessa, partendo da quelle che sono le sue passioni e i suoi hobby. Questa settimana il femminile vuole non solo arricchire se stesso, ma vuole ricominciare a scoprire quello che il mondo esterno, quello che la circonda nel mondo esterno, vuole conoscere, vuole arricchire, vuole aprire di nuovo il suo sé, vuole aprirsi, vuole comunicazioni, vuole divertimento, vuole comunicazioni pacifiche, non ha più voglia né di discutere né di farsi delle seghe mentali. Non ha più bisogno di ciò, sa che non ne ha più bisogno e vuole lasciare proprio quelle che sono le sue sofferenze, il suo essere stato dell'ultimo periodo proprio da parte. Vuole aprire, vuole incominciare nuove cose, vuole gioire per un'alba e per un tramonto, si vuole emozionare. C'è molta passione in questa donna, ma non passione nei confronti di un uomo, ma passione proprio a livello creativo, a livello di comunicazione, a livello di fare ciò che la fa stare bene. Vediamo ancora un maschile preso da queste indecisioni, da questi disequilibri, da questa sofferenza, ma che vuole ottenere comunque sia una sua stabilità psico-emotiva, lavorativa, totale, ma non si muove. Invece abbiamo questa donna che ha aperto le finestre stamattina, cioè dicendo oggi è un nuovo giorno. Quindi la settimana dal 21 al 28 direi che il femminile è solare, molto passionale, anche nel parlare di un fatto di cronaca che le interessa, incomincerà a dare retta a quelle che sono le sue passioni. Vedo ancora un maschile comunque preso da molti faccio, non faccio, dico, non dico, io voglio, ma non so come fare per ottenerlo. Vedo invece un femminile che non sa per niente ciò che vuole, perché non sa per niente ciò che vuole, ma dice parto e durante la strada incontro e le indicazioni che mi porteranno nel giusto. Una bella energia quella del femminile che caratterizza il 22 e il 28.
Quella del maschile vedo tante cose a livello mentale, ma a livello pratico ancora nulla di nuovo. Invece il femminile che ha deciso di non guardarsi più indietro e di incominciare a scoprire con nuovi occhi ciò che la circonda. Con questo ripeto che il femminile aspetta il suo principe azzurro, il suo cavaliere, il suo re di coppe. Lo aspetta, sa che arriverà, ma sa che per arrivare a ciò deve partire da sé e questa settimana direi che questa partenza c'ha. Il maschile invece vuole tutto senza fare niente, perché vuole tutto, ma a livello pratico non fa niente. Con questo ci vediamo a lunedì prossimo. Lasciate un like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!